Invece dal Parmense, da cui proviene la maggior parte dei documenti che sono costituiti. Come a dire che. Abbiamo voluto fortemente questa prima vetrina del complesso monumentale della Pilotta per due ragioni. La prima, per rendere immediatamente comprensibile dall'esterno la funzione museale di questo edificio piuttosto austero e che somiglia più, per così dire, a una caserma che non a un museo. Questa vetrina così preziosa attrae invece l'occhio dalla strada e permette al visitatore di interrogarsi sul senso dell'edificio, sul suo uso pubblico e quindi sulla sua funzione all'interno della comunità. La seconda ragione era quella di dare lustro alle collezioni archeologiche di questo istituto, che sono così importanti dal punto di vista storico, per due ragioni. La prima perché il Museo Archeologico di Parma, fondato nel 1760, è forse il museo in quanto tale più antico d'Italia. Secondo perché uno dei suoi direttori è stato Luigi Pigorini. Quindi tramite questa vetrina noi abbiamo dato rilievo al museo e attraverso il museo al palazzo, permettendo ai visitatori di scoprirne anche da lontano la funzione. Questi reperti datano tutti di epoche diverse, ma che fanno riferimento a una stessa fase della storia dell'umanità che gli antropologi e gli archeologi preistorici hanno chiamato di Paleolitico, che si distingue dalle altre perché è caratterizzata dall'uso della pietra come mezzo per garantire alle comunità di omini di quel tempo il loro sostentamento. Il pezzo senz'altro più spettacolare è quello centrale, che è stato donato dall'Associazione Amici della Pilotta al Complesso Monumentale. Viene dalla Francia, è data di 750.000 anni fa, è un pezzo di rarissima bellezza, forse il secondo per impressionante fattura noto al mondo dopo il bifacciale custodito nelle collezioni del Museo di Oxford. Questa vetrina vuole essere una metafora del nostro lavoro di museologi e archeologi perché ruota attorno a una domanda fondamentale, cioè che cosa distingue gli esseri umani dagli altri animali. Il bifacciale centrale rappresenta uno di quegli oggetti rarissimi agli albori della storia dell'uomo che gli antropologi e gli archeologi preistorici hanno voluto vedere come quasi una prima opera d'arte colpita ai nostri antenati. Perché? Perché è un oggetto privo di funzione, che non è mai stato utilizzato, ritrovato in delle sepolture, quindi probabilmente realizzato con fini simbolici e religiosi, e di conseguenza costituisce una delle prime prove dell'apparizione degli esseri umani in quanto esseri culturali. Attorno a questo bifacciale di rarissima e ideale bellezza troviamo invece dei bifacciali che vengono al territorio, come a dire che noi decliniamo questa domanda fondamentale riguardo all'identità degli esseri umani a partire dal territorio del Parmense, da cui proviene la maggior parte dei documenti custoditi all'interno del complesso monumentale della Pilotta.